Oggi lo proviamo. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Basta parlare del mio libro. Ve l'ho fatto vedere, vi ho fatto vedere qualche pagina, vi ho parlato del contenuto. Adesso però è giunto il momento di metterlo al lavoro e di sporcare le sue immacolate pagine con tocchi di pigmento e di altre cose. E allora, oggi prepareremo insieme una delle ricette inedite contenute in questo libro. Faremo insieme i pastelli ad olio. Questo libro lo potete trovare in tutte le librerie e in tutti i negozi online, Amazon, Feltrinelli online, Ibis, trovate tutti i link qua sotto. I pastelli a olio li trovate da pagina 54 a pagina 57, tutti dettagliatamente istoriati con le foto passo passo per non perdervi durante il procedimento. Quindi adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a preparare insieme i pastelli ad olio. Ed ecco l'occorrente per i nostri pastelli ad olio. Innanzitutto delle candele. Naturalmente io vi do le stesse misure che ho scritto sul libro. Useremo 105 grammi di cera di candele o di cera d'api purissima, poi dai 30 ai 50 grammi di olio di vasillina, dai 30 ai 50 perché a seconda che si voglia un pastello più asciutto o più grasso si andrà verso i 50, più secco verso i 30. Io ne userò 40 perché lo voglio di un medio grado di morbidezza. Poi 25 grammi di olio di ricino, do tutto in grammi così sarà facile prendere le misure. 25 grammi di talco. Io userò invece il bianco di Medon questa volta, che è un carbonato di calcio molto buono per fare i colori, ma che potete tranquillamente sostituire con il talco. Con il talco senza andare troppo in confusione nel cercare i materiali. Quello che avrete a casa sarà sicuramente questo. 15 grammi di pigmento bianco. Ovviamente adesso cominciate a crearvi uno studio. Nello studio devono esserci tutti i pigmenti. Il pigmento bianco per eccellenza sarà il bianco di titanio. Soltanto un altro servirà, oltre a un pochino di bianco di Medon che ci servirà anche per fare la pastiglia un domani, il bianco di Spagna. Un altro ottimo carbonato di calcio. E poi ci occorreranno dei colori ad olio. La tinta la decidete voi, quella di cui vorrete fare il vostro pastello ad olio. Io ne farò uno blu e quindi userò colore ad olio blu e pigmento blu. Poi lo farò anche giallo e quindi colore ad olio giallo e pigmento giallo e rosso, quindi colore ad olio rosso e pigmento rosso. Come strumenti ci occorreranno dei fogliettini di carta che arrotolerò a tubetti e che poi chiuderò con dello scotch carta in modo così da creare dei tubetti con la base chiusa. Io in realtà nel video non userò questi per creare la forma dei miei colori, ma userò questo vano in cui erano custodite delle matite che, come vedete, ho già usato per fare i colori. Sono delle forme fantastiche, delle casseforme fantastiche per creare dei pastelli che abbiano già una forma facilmente impugnabile. Quindi utilizzerò questo. Ma se non avete una vecchia custodia di colori, potete creare da voi i contenitori per creare la vostra pasta di colore a forma di pastello. Una spatolina. Una mattonella su cui forgiare e plasmare la nostra materia del colore e poi pentolino e ciotolina per mettere a bagnomaria. Come prima cosa metto sul fuoco a bollire dell'acqua. Io l'ho messa nel pentolino già calda in modo da accelerare i tempi e all'interno di una ciotolina verso i 105 grammi di candela che mi servivano. Non appena l'acqua inizierà a sobbollire, vi faccio vedere, creerà queste bollicine sul fondo, infilerò all'interno la mia ciotolina e abbasserò la temperatura, ok, in modo che l'acqua bollendo non entri all'interno della mia cera.
farò sciogliere lentamente tutta la cera. Alla fine quello che avremo sarà questo. Guardate, ci sono anche le impurità della cera che nei pastelli ad olio non è necessario togliere perché fanno materia. Quindi potete tenere anche le impurità che derivano, nel caso delle candele, da pulviscolo che si è appiccicato. Qua c'è del glitter perché erano candele di Natale, qualche piccola sporcizia che si era adagiata. Bene, questo non va tolto, fa tutto substrato del colore. Adesso procediamo. Una volta disciolta la cera, uniamo, lasciandola sempre a bagnomaria, l'olio di vasillina e l'olio di ricino. Voilà, quindi mescoliamo gli oli alla cera per farli ben compenetrare l'uno nell'altro. All'inizio sentirete un po' di resistenza, poi il tutto si scioglierà perfettamente. Mettiamo un attimo da parte, lasciando sempre a bagnomaria. Quindi in una ciotolina versiamo le polveri, che sono 15 grammi di pigmento bianco di titanio e 25 grammi di bianco di Madonna o borotalco. A questo punto, senza scottarci, versiamo i nostri oli e la cera sulle polveri. Quindi mescoliamo velocemente ben bene, schiacciando le polveri, eliminando eventuali grumi. Lì per lì verrà fuori un composto liquido più o meno giallo a seconda della qualità della cera, che raffreddandosi però diventerà via via lavorabile sempre di più a spatola. Noi, finché non lo mischieremo con il pigmento, lo lasceremo a bagnomaria e lo lasceremo così in uno stato semiliquido. La mestica di cera e oli può essere conservata anche così neutra ed essere disciolta all'occorrenza. Infatti si discioglierà di volta in volta ogni volta che la metterete a bagnomaria. Inoltre, dalla solidità della mestica potrete decidere il grado di durezza dei vostri pastelli. Se una volta solidificata la mestica sarà ancora troppo morbida per il vostro gusto, vi basterà aggiungere un altro po' di cera da farvi fondere dentro. Se invece risulta troppo dura, vi basterà aggiungere un altro pochino di olio, possibilmente di vasillina, al composto. Inoltre, l'olio di vasillina potrà essere del tutto sostituito con la paraffina liquida, per intenderci l'olio per i bimbi. La differenza tra l'utilizzo della vasillina e l'utilizzo della paraffina sta nel fatto che con la seconda la mestica diverrà sicuramente più dura. Prendiamo adesso una mattonella, un piattino, quello che ci servirà. Versiamo un po' di composto che, come vedete, già sta rapprendendosi, lo fa molto velocemente man mano che la temperatura dell'acqua a bagnomaria si abbassa. Aggiungo il pigmento e il colore ad olio che voglio creare, quindi la tonalità di colore ad olio che voglio creare. Io metto un bel blu oltremare. Il colore ad olio ci servirà proprio per dare l'essiccativo all'impasto. E lavoriamo il tutto a spatola. Mettete più o meno pigmento a seconda che vogliate un colore più o meno scuro. Fate conto che il bianco di titanio contenuto all'interno della mestica renderà sempre di molti toni più chiari il pigmento che avrete messo, quindi dovrete sempre insistere con maggiori quantità di pigmento. Questo non inficerà la resa del vostro colore. Più lo lavorerete, più fino verrà, ma potete lasciarlo anche abbastanza grezzo, verrà semplicemente un colore meno raffinato, meno liscio, più ruvido. Come vedete, io lo stendo tutto.
lo spatolo ben bene, voilà, e quando sono soddisfatta prendo la mia formina. Io nel mio caso uso quella di plastica perché mi trovo di gran lunga meglio. Voilà, e lascio asciugare per un giorno intero. Pressatelo bene e lasciatelo asciugare. Bene, io con voi mi fermo qui, aspetto che arrivi domani per sformarli insieme, dopodiché parliamo ancora un po'. Ci vediamo domani. E dopo una notte eccoci qui per vedere il risultato. Innanzitutto devo fare un disclaimer: l'indurimento del pastello dipenderà dalla temperatura che c'è a casa vostra. Se farete i pastelli in estate a 40 gradi, naturalmente per solidificare agevolateli mettendoli in frigorifero, perché la cera stenterà a 40-30 gradi a rapprendersi molto bene. Se invece li farete d'inverno, naturalmente il problema non si porrà. Tra il bianco di Medon e il talco vengono più solidi con il talco, quindi fate questo distinguo. Per me ora la parte difficile sarà estrarre interi questi pastelloni. Vediamo, li capovolgo, faccio prima a fare così. Ma sì, tutto bello, ombretta, tutto quello che vuoi, ma a noi non interessa la forma, direte. A noi interessa se colorano, e allora vediamo se colorano. Beh, io direi proprio che sì, colorano. E guardate che bella coloritura. E guardate, qui c'è caldo, quindi ancora sono un bel po' morbidi. Qui ci sono 28 gradi oggi, ma guardate che meraviglia. Li sto passando pianissimo. I pastelli a olio vanno sempre aiutati con le dita, sono molto pastosi. Guardate qui che meraviglia, con le dita o con la spatola, che belli, che materia corposa, stupendi. I verdi, che nei pastelli a olio sono sempre così stizzosi. Guardate qui che pasta, stupendi. Divertitevi ragazzi, divertitevi. Il giallo, proviamo il giallo. Scusate, si era interrotta la videocamera, vi faccio anche un'altra orma più in qua, perché non sia mai che pensiate che il video è truccato. E guardate qui, guardate che stesura. Vi faccio vedere una cosa, unisco il giallo al verde, il giallo al blu, e voilà il verde, unisco il giallo al rosso. Questo è importantissimo nei pastelli, questa fusione delle tinte è una cosa che non tutti i pastelli permettono se sono troppo secchi, e che serve tantissimo. E poi ci si può andare sopra con dei tocchi di colore che vanno lasciati così. E adesso tocca a voi, andate e sperimentate, ma prima aspettate un attimo che ho ancora qualcosina da dirvi. Preparare i nostri pastelli, ma non è una grande soddisfazione. Certi pastelli ad olio esistono in commercio e sono di ottima qualità, molti di quelli in commercio, ma volete mettere la soddisfazione di crearli da soli ed anche il grande risparmio, perché una volta fatta la mestica, la miscela a cera, guardate, io ne ho qui una coppa intera. Una volta fatta questa mestica, se dovesse avanzarvi, non buttatela via. Fatela disciogliere a bagnomaria, versatela in un barattolo e conservatela. E cera ed oli si conserva
a lungo, a vita direi. All'occorrenza, quando avrete bisogno di una nuova tonalità, quando avrete bisogno di un nuovo colore, prendetene un cucchiaio, scioglietelo, mettetelo sulla tavolozza e impastate direttamente il colore col pigmento e una piccola quantità di colorio ad olio. Questo potete farlo anche mentre lavorate, quando vi serve quel tono di mezzo, quando vi serve quel tono a cui non avevate pensato, potete prepararlo e addirittura usarlo fresco con la spatola, cioè prendere la mestica ancora non composta in pastello e stenderla a spatolate direttamente sul quadro e viene un altro utilizzo del pastello ad olio da fresco spettacolare, più corposo dei colori ad olio e soprattutto materico, caldo, accogliente all'interno della vostra opera d'arte. Quindi non usate il pastello semplicemente appunto così come un pastello, ma giocateci, riscaldate la sua materia per passarlo a spatola in maniera tale da creare dei quadri proprio aggettanti 3D con della materia che si può poi toccare, che dia una crosta ruvida al vostro quadro, ruvida e stabile. Bene, se questa ricetta vi è piaciuta, pollice in su, condivisione e andate in libreria subito ad acquistare il ricettario dell'arte, perché di ricette belle e di riuscita come questa ce ne sono veramente tantissime. Riscoprirete il piacere non soltanto di creare, ma di creare i materiali per la creatività, di capire ciò di cui sono composti, di avere la certezza che qualunque cosa vogliate fare, indipendentemente dal fatto che ce l'abbiate già in casa, vi basterà un piccolo laboratorio con le materie prime ben fornito e potrete fare tutto quello che vorrete in un attimo, davvero in un attimo. Bene, io vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo su tutti i miei social, Instagram, Facebook, TikTok e soprattutto vi aspetto in libreria con il ricettario dell'arte. Mi raccomando, se lo comprate, fatevi una foto e taggatemi così che io vi possa mettere nella playlist degli amici del ricettario dell'arte su Instagram con la vostra bella foto con il mio libro. Sarà un modo per avervi sempre con me. E io vi ringrazio se mi darete la fiducia di acquistare il mio testo. Basta chiacchierare, avete un sacco di colori da preparare. E allora andate di là e andate a creare i nostri bellissimi pastelli a olio. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!